Cristo, esattamente quello che avverrà. La struttura è stata progettata da Arteotecnica di Cartolivolo, verrà edificata da Fire Group e con la consulenza di STS. Dunque avete visto delle immagini sicuramente importanti per quanto riguarda il futuro della sede e per quanto riguarda anche il presente e il passato del Parmacalcio. Abbiamo visto anche il felicissimo Tommaso Girardi, che è stato buttato per aria dai suoi giocatori nei momenti di grande esaltazione e di grande successo. E siccome dietro tutto questo c'è proprio lui, ecco qui il presidente, Tommaso Girardi. Non devo aggiungere molto se non ringraziare tutti i miei collaboratori che mi sono stati vicini in questi primi 5 anni e mezzo di gestione della società. Devo ringraziare come sempre la mia famiglia, il mio vicino e anche i miei soci, che ritengo più che soci amici, che fanno parte della compagine sociale del Parmacalcio. Ovviamente è un momento difficile, un momento molto difficile dell'economia mondiale. Ci abbiamo pensato a lungo se investire in questo progetto e devo dire che abbiamo trovato il coraggio, la forza di rilanciare. In un momento di grande crisi, dove tutti parlano di difficoltà, dove tutti parlano in negativo, noi abbiamo il coraggio di andare avanti. Andare avanti con il supporto del credito sportivo, nella persona del presidente Cardinaletti, che ci ha dato una mano preziosa perché ci ha finanziato questo progetto, e come diceva lui prima, oggi è praticamente impossibile o quasi impossibile ricevere dei finanziamenti per la situazione contingente economica che si è creata e perciò di conseguenza anche nel mondo bancario. Sono molto orgoglioso, oggi sono molto orgoglioso di essere qui perché è un progetto che continua, è un progetto che sta crescendo sempre di più da quel gennaio del 2007 quando abbiamo deciso di rilevare questa società. Una società che, è giusto ricordare, ha avuto un passato glorioso, ha avuto 3 anni difficilissimi sotto l'amministrazione straordinaria del dottor Bondi, dove ci ha visto protagonisti dell'acquisto, ma anche di una ristrutturazione, di una ricostruzione anche mentale, psicologica di tutto l'ambiente parmigiano riguardante il profilo calcistico e forse non solo, perché è stato un momento difficile non solo per il Parma, ma proprio per Parma. E ancora oggi, come diceva il presidente della provincia, anche il sindaco, sono momenti difficili per la città e perciò vogliamo con questo segnale forte rilanciare anche la città, la provincia, i parmigiani, la parmigianità, l'imprenditoria. E questo spero che venga capito e condiviso da tutto il mondo politico e imprenditoriale, perché questo non vuol dire che sia un progetto chiuso al nostro azionariato, è un progetto aperto alla città, un progetto aperto a tutti i tifosi, un progetto aperto a tutti coloro che vogliono bene a questa maglia e a questi colori. Perciò oggi voglio appunto soffermarmi su questo che credo che sia la base portante del nostro progetto e della nostra voglia di far calcio, perché noi siamo degli imprenditori che vivono delle loro aziende, che non vivono del calcio, ma anzi si sono creati dei problemi col calcio, lo dico col sorriso sulle labbra, ma è la verità. E perciò siamo vogliosi, siamo onorati di avere il supporto di tutti, non siamo gelosi del nostro prodotto, ma siamo orgogliosi di svilupparlo e di condividerlo con tutti coloro che ne vogliono far parte, perché questa è una risorsa della città, una risorsa della provincia, una risorsa, ripeto, di tutta la parmigianità, e questo messaggio deve rimanere impresso nella testa di tutti, perché Parma nel mondo è famosa per tante eccellenze, ma non dimentichiamo che è molto famosa anche per il Parma Calcio. È chiaro che il mio collaboratore più vicino in questa avventura è l'amministratore delegato Pietro Leonardi, che sta facendo un lavoro prezioso e mi stimola anche nei momenti che da uomo magari posso avere anch'io delle debolezze, posso essere anch'io un attimino
non dico in defiance, ma magari in un periodo magari particolare, dopo una sconfitta o dopo magari dei problemi di gestione. Perciò quello che voglio, perciò lo voglio ringraziare per l'appoggio che mi dà. Dopodiché parlo alla mia squadra, al mio allenatore, che sanno che loro sono il termometro dell'umore, ma anche della passione che ci mettiamo in tutti questi sacrifici. Perciò loro devono aiutarci assolutamente a fare più vittorie possibili, perché questi ci danno sempre più stimoli, sempre più voglia di investire e sempre più voglia di combattere anche per loro, perché noi combattiamo anche per voi. Sono contento della crescita che sta facendo anche la nostra squadra, sono contento del lavoro che sta facendo Franco Colomba, che oltre ad essere un ottimo tecnico è anche un esempio di serietà, di educazione, e credo che sia importante per noi, per la società, per una persona che ci rappresenti con questo stile e con queste capacità. Chiaramente ringrazio tutti i presenti, non voglio fare nomi perché sennò farei magari delle figuracce e poi ne dimenticarmi qualcuno. Permettetemi di ringraziare Cesare, che io chiamo Cesare, è un amico, e casualmente ci siamo sentiti stamattina, gli ho detto: caspita, guarda che abbiamo una manifestazione importante, abbiamo una presentazione importante, facci un saluto, e lui da amico veramente è venuto qua. Visto che Cesare Prandelli non è qui come commissario tecnico, ma è qui con la doppia veste di amico del presidente e di padre di un dipendente del Parma Calcio, ma soprattutto lui rappresenta un pezzo di storia del Parma Calcio, visto che è stato allenatore a suo tempo, per cui non puoi esimerti.